Ecco, noi dobbiamo apprendere, dobbiamo accogliere, ecco l'immagine di nostro Signore, colui che è il misericordioso, e anche noi dobbiamo essere misericordiosi con i fratelli e con le nostre sorelle. Padre Pio non ha fatto altro che infondere ed elargire a tutti la misericordia, a far conoscere la misericordia di Dio. Il confessionale era il luogo dove proprio, ecco, Padre Pio manifestava, celebrava la tenerezza di Dio, la tenerezza di un Dio che vuole tutti quanti noi salvi. Questo è anche proprio il Natale, fratelli e sorelle, e Dio è venuto a portarci la sua luce, la salvezza a tutti quanti noi. E allora ecco, fratelli e sorelle, mettiamoci in cammino, mettiamoci, accogliamo questa luce, non rimaniamo fermi con le nostre preoccupazioni, ma accogliamo con fiducia la parola di Dio, perché la parola di Dio diventi per noi quella lampada per i nostri passi, e la tua parola. Ecco, vogliamo cogliere, ecco, questo invito di Gesù che ha fatto ai suoi discepoli di allora e lo fa ancora oggi: annunciate, donate, ecco, a tutti, fate conoscere a tutti la misericordia e l'amore di Dio. Così sia.